La Haas riesce a sistemare la vettura per far correre Schumacher a Baku e a seguire Max Verstappen arriverà in Azerbaigian con la voglia di pareggiare i conti. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. I tecnici della Haas hanno riferito che i danni riportati sulla vettura di Mick Schumacher dopo il crash a Monaco non sono così gravosi. Riusciranno a mettere in pista il pilota tedesco a Baku, poiché la Power Unit Ferrari è intatta e il cambio ha subito solo alcune rotture alla scatola esterna che sarà sostituita, mentre sarà necessario montare una nuova scocca. Ma resta da capire se le nuove configurazioni delle vetture 2022 siano sicure ed efficaci, tanto per il pilota, che è uscito illeso dall'incidente sia a Monaco che in Arabia Saudita, che per tutti gli altri in pista. Alla FIA stanno facendo tutti gli accertamenti per capire come sia potuto accadere che in due occasioni la vettura di Mick si sia spezzata in due. Nonostante quello di Schumacher possa sembrare un impatto devastante, è stato meno grave di quello successo a Ricciardo con la McLaren, nello stesso punto nelle libere del weekend di Monaco. Fortunatamente, l'abitacolo della scocca realizzata da Dallara e Varano de Melegari ha tenuto al sicuro il pilota, ma vedere l'intero retrotreno con cambio attaccato staccarsi dalla vettura ha creato molte preoccupazioni e, visti i rottami sparsi sul circuito, si è ipotizzata la sostituzione del telaio, del motore e del cambio, un guaio che avrebbe pesato molto sui costi della Haas, che deve fare i conti con i vincoli del budget cap. Per ben due volte il tedesco della Haas si è trovato coinvolto in un incidente pauroso, prima a Jeddah, dove certamente la velocità era molto più elevata e l'impatto è stato superiore a quello di Monaco, e anche in quell'occasione il pilota tedesco ne è uscito incolume, a dimostrazione della sicurezza della cellula vitale. I regolamenti in vigore in questa stagione impongono che le monoposto 2022 possono disporre di soli due attacchi del cambio al motore, componenti che fanno parte della fornitura Ferrari, e la rottura che si è verificata a Monte Carlo interessa anche i tecnici del cavallino. Dopo lo schianto a Monaco, il team principal della Haas, Günther Steiner, ha rilasciato delle dichiarazioni per quanto riguarda il rendimento del pilota, affermando che non è molto soddisfacente avere di nuovo un grande incidente e che avrebbe dovuto vedere come andare avanti da adesso in poi. Parole che non hanno fatto piacere a Ralf Schumacher, che non è mai stato troppo tenero con il nipote, ma stavolta è sceso in campo per difenderlo. Tali dichiarazioni sono tipiche di Günther Steiner, lasciano troppo spazio all'interpretazione. Anche la squadra ha commesso molti errori. Ora, due cose devono combaciare. Da un lato Mick deve stare attento a non commettere errori di guida. Dall'altro la Haas deve migliorare la propria vettura, perché anche Kevin Magnussen sta iniziando a faticare. Credo che i capi della squadra vedano esattamente quale potenziale c'è. Ci sono anche altre possibilità. Stanno accadendo molte cose in questo momento. Un grande produttore tedesco sta per entrare in Formula 1 e vuole disperatamente un pilota tedesco, conclude Ralf. Sarà che Audi o Porsche, entrando in Formula 1, contrattino Mick Schumacher? Scrivi nei commenti se vorresti vedere Mick correre con una di queste case. Il circuito di Baku non è semplice da interpretare sia per i piloti che per i tecnici di strategia, ma lo è ancor di più per la scelta degli pneumatici. E le simulazioni svolte da Mega Ride rivelano che ad essere la più sollecitata sarà la gomma posteriore destra, dato che si gira in senso antiorario. I primi due settori mettono alla prova la trazione delle monoposto, con curve a 90 gradi che impegnano le gomme in trazione e in frenata. Il terzo invece esalta i picchi di velocità massima, dove si dovrà sfruttare al massimo la potenza della propria Power Unit per cercare il sorpasso. E sarà fondamentale trovare un buon setup per evitare il surriscaldamento e l'usura degli pneumatici. Il secondo settore è molto tortuoso nella zona della città vecchia e presenta curve lente e qualche breve rettilineo. Mega Ride evidenzia anche come il cedimento della gomma posteriore sulle vetture di Verstappen e Stroll lo scorso anno non siano stati causati da problemi strutturali della gomma, come si era pensato inizialmente accusando la Pirelli, ma di un errato utilizzo delle gomme. Infatti, come visto dai risultati dei test, la gomma più sollecitata in pista è la posteriore destra e non la sinistra. In molti avrebbero tratto giovamento dalla pressione più bassa di quella stabilita da Pirelli, traendone vantaggio sulle performance e sul riscaldamento della gomma. Da lì in avanti sono stati introdotti maggiori controlli affinché non si ripetano tali circostanze. Una delle variabili decisive nel corso della gara potrà essere la safety car, che ha fatto il suo ingresso svariate volte nelle passate stagioni.
Ne sa qualcosa il pilota della Red Bull Max Verstappen, che dopo aver vissuto un weekend decisamente sottotono a Monaco, si presenta in Azerbaijan pronto a mettere in paro i conti. Il leader del mondiale ha voglia di riscatto e grazie all'ottima velocità della RB18 proverà a dimostrare di essere il miglior pilota del lotto e staccare ancora di più Leclerc in classifica. «Non vedo l'ora di ritrovarmi di nuovo a Baku», dichiara Verstappen. «Sono rimasti dei conti in sospeso dopo gli episodi dello scorso anno. La pista è complicata, presenta grandi zone di frenata e delle strette vie di fuga. Trovare il miglior setup della macchina sarà difficile, soprattutto in termini di configurazione aerodinamica. Sarà interessante vedere se riusciremo a migliorare le nostre prestazioni in qualifica, visto che ultimamente stiamo soffrendo un po' nei confronti della Ferrari», conclude Max facendo riferimento alle 5 pole position ottenute da Leclerc. Max dovrà anche contrastare il suo compagno di squadra Sergio Perez, che è stato rinnovato in Red Bull per altri 2 anni ed ha tutte le intenzioni di far valere il suo contratto, dato che ha avuto dal team il permesso per lottare per il mondiale. Fra i due c'è stima e amicizia, ma in pista sono rivali e ci aspettiamo uno spettacolo a piede libero. Scrivi nei commenti chi dei due è più accreditato alla vittoria o se a vincere sarà un tuo favorito e ti invito a sostenerci condividendo i nostri video e ad iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!